devo dare la parola ad una carissima amica. Angela deve scappare perché lei possa testimoniare la sua storia. E vi prego di ascoltarla col cuore, di aprire il vostro cuore. Grazie. Si dice generalmente il doveroso, ma sento veramente dal profondo del cuore innanzitutto di ringraziare Lucia, ma anche Luigi, per il loro impegno e il loro... non è lavoro, è amore, che quotidianamente donano a tutti noi, soprattutto a chi purtroppo è già incappato in una situazione piuttosto forte. Quella di vedersi un figlio all'improvviso, dall'oggi al domani, cadere in un baratro. In un baratro in cui tu ti lanci con lui come mamma e cerchi la via della speranza e cominci a fare 3.000 viaggi, cominci a fare 3.000 tentativi, ascolti un sacco di persone, insegui tanti medici, cerchi di capire che cosa sta succedendo, perché tuo figlio non c'è più, perché tuo figlio non ti guarda più negli occhi, perché tuo figlio non ti chiama più. Non c'è cosa più terribile che può capitare ad un genitore, che sia mamma o papà è uguale. Questo è accaduto circa 21 anni fa, adesso io sono con Marco, è la prima volta che lo porto ad un convegno e sta molto meglio, voluto così, ci ringraziamo un po' tutti, perché da circa 2 anni e mezzo ho cominciato una terapia con il dottor Massimo Montinari che ha permesso a Marco di riprendere la parola dopo 14 anni di silenzio, ha permesso a Marco di nuovamente riguardarmi. E la prima parola che ha detto, come la prima volta, è stata mamma. È stata bellissima. Non voglio rubare tanto spazio, cioè sono venuta di proposito, io vengo da Pugliano al Mare, sono venuta apposta. Ormai sono a conoscenza di una verità molto forte, non sono mai stata creduta, sono stata presa per una pazza, una visionaria. Sono ritornata ripetutamente dal pediatra che puntualmente mi telefonava e mi consigliava di vaccinare mio figlio nonostante avesse già avuto il problema, Marco è fortemente epilettico, pensate che in questi anni ha sviluppato circa 43.000 crisi epilettiche ed è anche diventato poi autistico, ha problemi anche con glutine, ha problemi anche con gli zuccheri, quindi ha avuto una forte pancreatite che per poco non si gira il tumore, poi sapete bene i tumori di natura pancreatica sono veramente le che ti distruggono in maniera veloce. Quindi vi dico soltanto una cosa, no? Io dicevo al medico, ma io sono sicura che è stato il vaccino, e lo sicura, perché quando ti senti che stai perdendo quota, come dire, vai a scavare dentro di te, vai a cercare con le energie quella forza che tu non sai nemmeno di avere. Quindi quell'intuito che mi diceva fortemente di mamma, di questo legame, mi diceva, no, è stato il vaccino. Ma io ho continuato a sbagliare. Perché il mio pediatra, che mi aveva scelto con molta cura, mi diceva, no, proprio perché sta male, anche se tu ritieni, ma che non è così, perché è semplicemente una coincidenza, perché spesso i ragazzi a quell'età, i bambini sviluppano le epilessie, sviluppano l'autismo, non date retta, non commettete lo stesso errore che ho commesso io, mi sono fidata del mio pediatra piuttosto che delle mie sensazioni, il punto sta proprio là. Ci mascherano, ci coprono le situazioni in cui viviamo, non siamo più capaci di essere noi stessi, non sappiamo più chi siamo. Ecco, se da un lato la vita ti toglie, perché a me è stato negato un figlio, è stata negata una famiglia, io volevo 8 figli. Cioè era un litigio continuo con mio marito poi è scappato. È più semplice, è veramente più semplice. Invece io questo figlio me lo sono tenuto, ho combattuto. Continuo ancora adesso a combattere e ormai ho capito che la mia missione è quella di portare a tutto il mondo l'esperienza che ho vissuto e ho portato oggi mio figlio per la prima volta perché adesso l'obiettivo è fare questa.
cose e dovresti raccontare la nostra esperienza insieme. Io voglio arrivare a questo punto, perché chi meglio di lui? Perché poi scopri che i ragazzi autistici non è come raccontano, che non capiscono niente, che li portano nelle neuropsichiatrie, che mascherano anche la loro condizione con antidepressivi. Sappiamo bambini anche degli antidepressivi, ragazzi. In realtà loro ci sono, capiscono tutto, ma hanno una grande difficoltà ad esternare. Non ne hanno possibilità, perché ci sono delle interruzioni a livello neuronale, insomma. E quindi io quello che voglio dire è concentriamoci di più su noi stessi, perché durante questo percorso, appunto come dicevo prima, è vero, ci viene tolto tanto, ed è stato brutto perché non è stato Dio a volerlo, è stata la mano dell'uomo. Questo è terribile. È stato un essere umano come me, è stato un essere umano esattamente come tutti voi, che un giorno di punto in bianco ha deciso di fare questa mattanza mondiale, perché gli autistici sono in tutto il mondo, e cosa ne accomuna se non i vaccini? E quindi sì, mi ha tolto tanto, però mi ha dato anche tantissimo, ha fatto in modo che io mi riscoprissi e avessi la forza di andare avanti e di sostenere Marco, ma di sostenere anche me.